E ciao a tutti, ben trovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Super Mario RPG. Nello scorso video ho completato il castello di Bowser e siamo arrivati a combattere Exor, la spada. Ed ora siamo nel mondo delle armi. Il mondo delle armi. Lo sai dove stiamo andando? Sembra che Exor sia il punto di contatto tra due mondi. In altre parole, se seguiamo questa strada arriveremo da Fabbro Magno. Quindi cosa aspettiamo? Andiamo. Fermi. Ehi, io sono venuto con voi solo perché volevo riprendermi il castello. Non mi farò trascinare in questa stupida caccia. Radunerò i miei scagnozzi e ricostruirò il mio castello. Vieni, Mario, in quanto membro ufficiale degli scagnozzi di Bowser, hai il dovere di aiutare con le riparazioni. Bowser, non hai capito proprio niente. Ma io ti prendo e ti rovescio come un calzino. No, Bowser, rifletti. Exor è il punto di passaggio tra questo mondo e quello delle armi, giusto? Anche se abbiamo sconfitto Exor, altre armi mostruose troveranno il modo di utilizzare lo stesso passaggio. E il tuo castello si trova proprio alla fine di quel passaggio. Potresti arrivare a casa tua a un sacco di armi nemiche. È questo che vuoi? Beh, tutte queste armi passerebbero attraverso il mio castello e la mia privacy. Porca, questo non va bene per niente. Anzi, è proprio uno schifo. Ma non posso essere alleato di questi bambini. Ho la reputazione da difendere. Ci sono! Nessuno insulta gli scagnozzi di Bowser e la passa liscia. Ho un conto in sospeso con questo Fabbro Magno. Forza Mario, andiamo subito a dargli una bella lezione, tu e io insieme. Sono troppo furbo. Bene, direi che siamo tutti d'accordo allora. Andiamo! E andiamo allora. Pronti ad andare allora, vediamo cosa ci aspetta. Ma aspetta un momento. Ah no, quindi mi porta... Io non posso andare dove voglio, quindi è una strada dritta e basta. Eccolo! Ok, qui ci fanno salvare subito? E salviamo allora, dai. In effetti perché uno non sa se può uscire e prendere un salvataggio, quindi te lo mettono, giustamente. Ah, questo non mi piace proprio. Ma si può anche cadere, ma ti fa tornare subito su? Ok. Non è che non voglio combattere Falcetto, ma... Preferisco di no. Cos'è quest'ora? Ameboide. Oh, cavoli, c'era una battuta con gli ameboidi, ma non mi ricordo da quale serie proviene. Vai, punti salute, vai. Punti salute sono molto importanti. Vabbè, senti, affrontiamo. Ah, no? Ok, niente. Aiuto. Mi ricordo la battuta ora. Era dai Simpson, però... Non ricordo l'episodio, forse quello dello spelling? Sì, probabilmente era quello. Allora, a che serviva andare là per combattere Falcetto e un altro ameboide? Vabbè, però la strada è questa a quanto pare. Ah, santo cielo! Vabbè, affrontiamoli tutti, ci picchia a voi. Siete un po' troppe, eh. No, qui non vengono. Perché non vengono qui? Beh, non mi hanno neanche toccato alla fine. Ah, tipo se c'è uno scrigno segreto con la stella per farle fuori tutte? Ma non mi colpiscono? No! Devo andarla a prendere io. Però sale di livello Bowser! Punti di vita anche a lui, vai, facciamolo arrivare a 200. Sale di livello Gino! A questo punto penso che inizio ad aumentare solo i punti salute. Perché tanto con i punti attacco e difesa siamo abbastanza messi bene. Quindi andiamo. Se c'è salvataggio a questo punto, dopo aver fatto un bel po' di strada. Ultramartello, ok. Ah, però cambia un'altra volta il tempismo. Ah, quindi solo per saltare qui sopra, bene. Ok. È un po' scomodo effettivamente questo. Cioè tipo se girasse mentre ci stai sopra invece di saltare. Ah ok. Wow. Aiuto. Volevo un attimino fare un giretto intorno a te. È Mario! È Mario! Come è arrivato qui? Dobbiamo fare qualcosa. Dingling. Dingling. E conte inverso. Non so, magari attaccare le campanelle serve a qualcosa?
Ah, wow! Tre colpi fa ora. Spore sonore. Che ci fa? Spaventa pa- ha mancato. Ah, questo faceva un danno e basta. È luna, è l'ora di una tempesta di ghiaccio. Pensavi. Anche se non so se si rompono le campanelle. Bisogna vedere. Roulette fatale? Ah, quanto è veloce! Ah, proprio! Bello! Però, amico mio, è l'ora di riposare. Però, poi non è per dire niente, Però, roulette fatale? Allora, nel caso una campanella deve andare. Oh! Allora, B, saltiamo il turno, Jetty, facciamola recuperare, perché... No, Peach che mi sta ferma è un problemino. Però, oh, la campanella non cede, Oh, finalmente! Vai, super salto sul conte. E 6, 7... Oh, vaffanbagno, ho premuto male A. Ho premuto un po' troppo prima. Pioggia di petali, Pensavo peggio. Oh no, piccio un fungo. Vai con raggio Gino. Che comunque fa male, Cambio pitch, rimetto Bowser. E facciamo un bel detox su Bowser. Eccolo qua. Mi sa che qui è più veloce a sconfiggere il conte che non le campanelle. Mi sta per l'idea. Questa fa male. Però Gino, ovviamente. Succo detox su Bowser e così recupera anche Bowser. Meno male. Vai, ancora caramella roccia. Facciamo 200 danni assicurato. Sì, con 3 attacchi magari gli facciamo di più, però... Magari, era andato. Vabbè, dai. Insomma, un po' resiliente, Però almeno siamo carichi con tutti quanti i punti salute, i punti fiore. Almeno una piccola consolazione. E si esce di qua. Oh! Ma che sono questi? Gli Axiom senza colore. Non hanno ancora pitturati. Vabbè, però... Iniziamo malino, Seriale. A modo di fanno in serie gli Axiom. Ok, fungo. Certo. Vabbè, sono caduto, ma... Ma ok. Non è andata poi tanto male la caduta, È una caduta buona questa. Ok. Calma. Oddio, le amebe. Sfidiamo le amebe. Qua non c'è niente, no. Andiamo un po' avanti. Magari, sai, c'era un altro... Oddio, che è queste? Le spadine? Guarda questi, oh! Ah, è così quindi che fanno le armi questi. Oh, va! Ah, ora ho capito! Però aspetta, allora, sai com'è, no? Quindi ora i nemici che abbiamo affrontato prima, ora li fanno in serie. Bello! Ah, dai punti di un boss quindi lui. Quindi se affrontiamo dei boss ci danno i punti di boss. Vabbè, quella era... Aspetta, c'era qualcos'altro qua? Riaffrontiamolo un po' allora. Andiamo, va però, prima che ci becchino. Oh cielo, non mi piace per niente. Ma i bu non li posso soffrire i bu. Ecco, meno male. Ok. No, aspetta, andiamo indietro. Ma no, voglio andare indietro, aspetta. Te pozzino.
Avevo lasciato questo, avevo lasciato. Oh, sciroppo reale. Bene, ora possiamo andare. Aiuto! Io voglio capire se ora ci porta dalla strada giusta. Cosa però? È questa. E allora, dato che è questa, no, amico mio, mi dispiace, ma io devo andare un attimino indietro e prendere questo. Ah, che mi porta indietro però. Ma allora, ma saperlo. Ci avevo pensato, dico, ma non è che mi porta indietro quello, però sai, perché l'ho affrontati. Vabbè, andiamo, va. Ah, ci picchia. Il problema di questo seriale è che ha un botto di punti salute, perché è un nemico molto forte, non so quanti ne abbia, ma davvero troppi. Beh, 100 punti esperienza sono tanti. Salgono Peach e Mario, buono. Ok. Oddio, ci mancavano solo questi, mo. Vai, ok. Hoppla. Dai, dai, questi non voglio sfidarli assolutamente. Non ci tengo neanche un po', veramente. Quindi, hoppla. Ok. Da, da, un altro arciere ci sta. Mamma mia, quanti ne fanno? Che sarà in busta questi, eh? Dai. Ah, super veloce. Oh yeah. Che ci sia un altro boss qui? Dai, fammi vedere. No, nemico nuovo però. Ehi, cos'è? Ui, ninja. Semplicemente. Bello. Però è andato anche lui. Ah, l'attacco finale. Ah. Però c'era un coso che saltava. Cos'è? Ah, lancino. Bene, Lancinovic, se non sbaglio. Ho capito. Chissà però perché proprio in questo punto, al centro, senza motivo. Bah, andiamo. Ok. E finito qui. Non c'è un altro posto dove andare? Eh? Mi sa che devo combattere per forza Lancidovic, perché non è... Non ho... nessun'altra opzione, nessun altro posto dove andare. Quindi è per forza lui. Perché lui casca sopra un mattone che si abbassa. Quindi, non so, magari sconfiggendolo. Forse si apre? Perché... Oh, ecco. Oh. Qualcosa doveva andare da qualche parte. L'unico buco era... Guarda, hanno abboccato! Posso dedicargli qualche minuto? Forse vogliono giocare! Che belli! Bolla oscura però non mi piace. Oh no. Allora, aspetta. Pressa Koopa, vediamo un po' che gli fa. Magari niente. Ah no, gli fa. Wow! No, tempismo come sempre, da faccio schifo. Mello. Tu che fai un bel niveone, vai, un bel pupazzone di neve. Siamo anche in tema. Ad uno fa un bel po' male. Ah, questo è un attacco veloce, ok. Gino, fai la tua supernova, dai. Magari ad uno fa male il fuoco, a un altro il ghiaccio. Chissà. Il ghiaccio ha fatto un bel po' di male al signore coi baffoni. Quindi a questo qua... No, sembra il baffone fa male, sei fuoco che ghiaccio. Che cosa sei? Non sopporti niente. Ultra palla di fuoco, allora che colpisce entrambi. Niente, quell'altro abbiamo sentito niente. Forse un bel lampo blitz gli farà male. No, non ha debolezze particolari, sembra. Andiamo un po' con raggio Gino, sempre su domino. Anche se credo che il baffone stia per andare, eh. No, domino non sente niente. Aia. Rebus, certo. È andato, re.
schiappe. Che vergogna sarebbe se aveste avuto la meglio. Ti prenderò ammazzate. Col serpentone? Magicobra. Ma c'è sempre Domino sopra. Hai Lampo Blitz allora. Ok. Vorrei ricaricarmi Supernova però. Il Cobra mi fa molta paura. Crioroccia è particolare. 14, sì, ce n'è per tutti allora. Vai, ultrapala di fuoco magari al Cobra fa male. Chissà. No, Cobra zero proprio questi, non sentono niente. E va, quando devo difendermi da sti attacchi lunghi? Toh, mangia sto fungo Mario, magari ti fa bene. Allora, Gino, ci siamo? Vai con la Supernova. Let's go! Se i due nemici mi sa che sono un po' fastidio. Mamma mia. Sono fastidiosi al punto giusto proprio. Ah, gli attacchi normali allora ci vogliono. Hanno un'alta difesa magica. No, Mello, tu devi restare. Mario, Mario, torna da noi! Bolla ridata, Andiamo benissimo. Ma per favore! Vai, detox di gruppo. Ragazzi, qua è lunga la faccenda, Sempre attacchi con difesa impossibile, Qualcosa di diverso mai? Oh, allora. Vai. Non so se si riprende ora l'amichetto là sopra, ma per il momento sembra essere andato. Mario. Ma te pozzino. Sempre KO. Dai, che buono, dai. Vedi. Sto curioso di vedere sto Magicobra quanti punti c'ha. Con la chiara veggenza. 765. La mia vita è tranquilla e spensierata. Forse troppo tranquilla e spensierata? Ma non lo so. Sei solo tu a poterlo dire, Cobra. E vai. Vai, il prossimo turno è nostro. Oh sì. Forse anche adesso. No, ok, sì invece. Stava dondolando in maniera un po' strana. Ok, chi è che sarà di livello? Gino! Let's go! Oh, aiuto! Aspetta. Perché mi fa tornare sopra? Ah, per andare a salvare probabilmente. Sì, salviamo perché sono entrato in quella fabbrica e non mi è piaciuto quello che ho visto. Quindi l'episodio per il momento termina qui. Amici, nel prossimo video andremo avanti. Vedremo se c'è un altro boss da sfidare. Almeno mi è sembrato così di capire dalla fabbrica. Vi ringrazio per aver seguito il video come sempre. In descrizione trovate tutti quanti link utili. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!